a taste. It's the pain of losing someone. Broken chains, don't even look back at this wasted moment's scars. Beh, la prima cosa che mi viene in mente sicuramente è il derby che abbiamo giocato qui a Formello. L'avevamo preparato bene, insomma bisognava stare attenti, bisognava chiudere, era un match point per andare alle finali dirette. Una partita bellissima, un derby che abbiamo vinto, abbiamo sofferto fino alla fine. Era pieno di gente, Formello avevano chiuso, non riusciva più a entrare gente, c'era gente che guardava la partita ai bordi qua del Fersini, una splendida giornata. Mi ricordo al gol di Lombardi dell'1-0, io stavo in panchina, mi sono affacciato, ho visto tutta la gente scendere giù verso Lombardi. Cristiano Lombardi porta in vantaggio la Lazio, corre sotto i suoi tifosi e la Lazio è in vantaggio, 1-0. Poi loro hanno pareggiato. Pallone dentro. Primo palo, Ferri ancora, rimane lì, stracoscia un miracolo e poi la rete della Roma. La rete della Roma, il pareggio giallo-rosso. E poi ci ha pensato Minala. La bandierina con il suo destro, movimento in area, e si ricorre sul secondo palo, Minala la rete! Minala! Poi al terzo gol di Greco, lì proprio una liberazione è stata, un gol di tranquillità. Dentro di Filippini sul secondo palo, si muove Terpieri di testa, il pallone rimane lì, Don Filli, miracolo e la rete bianco-celeste e Luca Greco, tutta la panchina in campo. Poi loro hanno segnato alla fine, lì un po' abbiamo sofferto. Pallone dentro di Calabresi sul secondo palo, attenzione, rimane lì e la rete della Roma. Poi abbiamo aspettato il triplice fischio e lì partita proprio la festa, tutti in mezzo al campo, tutti a festeggiare. Abbiamo vinto un derby 3-2, ma penso che il punteggio poteva essere molto più largo. Poi la Roma fece gol il 3-2 nei minuti di recupero, però un grandissimo derby, giocato benissimo da noi. Trovare le motivazioni, si trovavano da sole, il campo, il pubblico, insomma c'erano i ragazzi della Nord che erano venuti a incitarci, bellissime emozioni, sensazioni, poi alla fine furono talmente bravi che li portai tutti a cena a spese mia la sera. Per il nostro gruppo era un gruppo molto unito, un gruppo importante, poi la partita era molto sentita, un derby è sempre il derby, poi le finali sono partite dentro o fuori. Partimmo male, un po' contratti, prendemmo due gol nei primi 10 minuti. Loro ci hanno fatto questi due gol a freddo. Lazio 0, Roma 2. Poi riuscimmo ad accorciare le distanze con Ele. Noi ci siamo un po' abbassati troppo, poi abbiamo fatto il gol su rigore con Elec. Parte Elec, spiazzato, proietti i campi, Lazio 1, Roma 2, cambia di nuovo il parziale. E abbiamo rialzato un po' la testa, però poi l'espulsione di Lombardi ci ha tagliato un po' le gambe. Si fece spelle prima della fine del primo tempo, quindi... Attenzione, perché si scatena un parapiglia. È venuto anche Calabresi in questo momento. Ci sono dei cartellini rossi, vediamo. Sì, c'è il cartellino rosso per Lombardi. Però a fine primo tempo siamo entrati negli spogliatoi, abbiamo detto questo è il nostro anno, questa è la nostra partita, dobbiamo farcela. Il mister ci ha caricato tantissimo, siamo rientrati. Ho detto che in semifinale dovevamo andarci noi perché insomma anche durante il campionato avevamo dimostrato di essere superiori alla Roma, che anche con l'uomo in meno ce l'avremmo potuta fare. Palombi prolunga e poi Minala! Lazio 2, Roma 2, l'abbiamo chiamato, ha messo il suo zampino anche in questa sfida. Il 3-2 me lo ricordo molto bene perché con un grande assist di Palombi su un mio taglio sono riuscito a
centrare quello spazio che c'era tra le gambe del portiere, la palla è andata dentro e quando ho visto la palla sorpassare la linea non sapevo più che fare. Murgia! E sono tre! Gol della Lazio! Lazio in vantaggio! La mia prima idea è stata andare sotto i tifosi che ci sono sempre stati vicini e poi ho visto tutti i compagni che mi venivano addosso, il prof, il mister, è stato qualcosa di unico. Ci fu l'incredibile rimonto con la vittoria 3-2 con un uomo in meno, grandissima emozione. Pace in ruina, Murgia concretizza, sorpassa di Bianco Celeste. Sono il nostro 12° uomo in campo, sono quelli che ci danno più forza di tutto quanto e se abbiamo raggiunto certi trofei sono soprattutto grazie a loro. Sta per arrivare il fischio di inizio, squadre concentratissime. Arriva in questo momento, è partito il derby della capitale con la Roma. La ricordo come fosse ieri, una partita emozionante, siamo andati in svantaggio. Taglia, ancora un rilancio lungo per l'imbeccata giallorossa, area di rigore, finisce a terra. L'arbitro decreta un calcio di rigore per giallorossi. Arriva di nuovo il fischio di Mariano per rompere la rincorsa, in realtà però spiazza Stragoscia. E abbiamo pareggiato con un cucchiaio di Eles. Ancora Fiore entra in area di rigore, Fiore finisce a terra, Fiore calcio di rigore. Elez, il cucchiaio! E poi nella ripresa, nel secondo tempo, siamo andati in vantaggio con il gol di Righi. Il cross poi da il cross sul secondo palo, c'è Serpieri! Sono emozioni che non si possono descrivere, difficili di trovare nel campo. E penso che sia una goduria unica vincere un derby andando in svantaggio per lo più a Trigoria. Finisce la partita, la Lazio vince il derby a Trigoria 2-1 in rimonta e in 10 uomini. Il derby, ecco, è la partita che tutti i ragazzi dovrebbero giocare fin da bambini. Il mister prima della partita ci ha detto che era una partita importante per riaprire il campionato. Siamo andati lì con l'idea di portare a casa i 3 punti, sappiamo che l'unica cosa che potevamo fare era vincere perché la Roma ci stava avanti. A segnare a Trigoria contro la Roma è una cosa magnifica. Ricordo che eravamo molto tesi prima della partita perché comunque affrontare un derby a Trigoria non è mai facile. Mi ricordo il primo gol su un cambio gioco di Silvani. Siamo andati subito in vantaggio con il gol di Gris sul cambio gioco di Silvani. Già ci avevo provato una volta prima e avevo preso quasi per terra, quindi ho detto no, qua ci devo riprovare. È uscito bene, ho messo sul petto, poi è stato bravo lui a spezzare il portiere e metterla dentro. Con laterale già battuto, Silvani, il pallone a tagliare verso Economidis, è buono per Economidis, il tiro di Economidis, è gol! Ho tagliato fuori il difensore con un stop di petto. E con il destro piatto ho saltato il portiere 1-0 Lazio. E subito dopo il primo gol, che è venuto quasi subito, abbiamo detto continuiamo così, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che se continuavamo così potevamo veramente fargli 3 gol. È stata una partita sensazionale, l'abbiamo schiacciati subito. Il secondo gol di Mattia Fiori, sul mio assist ho saltato Calabrese e poi l'ho messo la palla in mezzo per Fiori che ha fatto un bel tiro, gol 2-0. Poi Economidis, su di lui ancora una volta Calabrese, Economidis, italiano Economidis, mette il pallone dietro, arriva Fiore! E arriva il secondo gol della Lazio! E l'abbiamo subito schiacciati, l'abbiamo impauriti e poi piano piano siamo riusciti ad andare sul 2-0 per poi alla fine andare sul 3-0 e chiudere così la partita. E quando Chris mi ha passato quella palla all'indietro non ci ho visto più, ho iniziato a correre sotto i tifosi.
La gioia fantastica. Mi è venuto in mente di guardare, cioè di abbracciare i compagni e che avevo superato il momento brutto dopo l'infortunio nello stesso derby l'anno scorso. Il terzo gol invece è arrivato al 94esimo, un colpo di testa da vicino, quindi è stata un'emozione incredibile. Vuole il cross, Palombi lo trova in questo momento, Economidis di testa, il 3-0! Beh, ha un buon sapore, un sapore buonissimo, anche perché all'andata ci avevano pareggiato all'ultimo minuto, quindi dovevamo rifarci assolutissimamente. E fare 3-0 poi, sapete anche voi, è spettacolare. È anche più bello Castelloro a Trigoria. Era l'unica cosa a cui puntavamo. Ma il Silva ha fatto una grandissima gara, sono contentissimo per lui perché è un ragazzo che lavora sodo tutta la settimana e per lo più ecco, ha giocato con il numero 2, che è un numero abbastanza pesante per noi due che siamo stati in squadra con Mirko, che per lui anche era il suo migliore amico. E ecco, ha fatto un'ottima gara, sono veramente contento per lui perché se lo merita. Pollaci non ha potuto giocare, è venuto dentro gli spogliatoi, ci ha dato la carica e sono stato molto contento per quello perché mi ha caricato soprattutto a me che giocavo nel suo ruolo, quindi sono molto contento. Noi siamo il gruppo più forte d'Italia, lo sappiamo, e dobbiamo cercare di vincere sia la Coppa Italia che il campionato per il tricolore. Siamo sempre più forti, uno vicino all'altro, l'uno una corsa in più per l'altro e potremmo vincere tanto, potremmo far bene. Sì, ce l'ho ancora il taglio, no? È stata una bellissima cosa perché comunque io ero consapevole di farmi male, però vincere 3-0 a Trigoria, che fai? Non esulti. E allora siamo andati sotto la tribuna con i nostri tifosi a esultare, a fare un po' di casino e mi sono fatto purtroppo male alla mano, ma va bene così. Mi voglio pure tagliare la mano, ma non fa niente, sono contento lo stesso. La finale di Coppa Italia sarà un'emozione unica, andare all'Olimpico per due volte. Ai tifosi gli possiamo dire di venirci a sostenere. Voglio dire a tutti i tifosi laziali di venire a vedere la Coppa Italia finale. Che con il sostegno loro possiamo levarci un'altra soddisfazione molto importante. E magari riuscire ad alzare quella coppa sarà una cosa che non si è mai vista nella storia della primavera, forse del calcio italiano. Che con il loro supporto possiamo levarci un'altra soddisfazione molto importante. Venite tutti quanti e ti prometto che lo portiamo a casa.